Non mette il primo libero Trevisan, pesantissimo. Non mette neanche il secondo, rimbalzone in un primo tempo di Basili, ma poi con il tocco decisivo di un giocatore di Catania che non vedo più in questa bolgia. Adesso lo vedo, dovrebbe essere Consoli, è proprio lui. Palla per Bernalda. E adesso sembra di stare veramente allo Staples Center. 7-3, 7-2, possesso Bernalda, possesso che deve essere letale per Catania. Ci vuole una tripla, ci vuole una furbizia di Gigi Dell'Icarri lì sotto. Ha recuperato due falli incredibili, uno al rimbalzo che ha tenuto a galla Bernalda e l'altro anzitempo che ha portato in vantaggio Bernalda. Fallo recuperato dall'arco, grave ingenuità su di lui di Gambolati, ma tutto il mestiere di Dell'Icarri. Basili in lunetta per la redenzione bernaldese. Sbaglia il primo. Super Baso, siamo con te. Mette il secondo. Più due Bernalda, ultimo possesso. Trilling qui, De Gregori, campo aperto contro Basili. C'è anche Marinelli lì sotto, gliela sporca Basili, ma va. 74 pari, ultimi 5 secondi, dovrebbero fare fallo su Dell'Icarri qui, che potrebbe andare libero. Dell'Icarri si inventa un canestro incredibile, arriva Goeto a mettere lo schiaccione nel 7-6, 7-4 Bernardo, arriva Goeto, ha perduto lo schiaccione, mette lo schiaccione della redenzione bernardese. 7-6, 6-4, lo schiaccione di Gaeta, condanna Catania, che esce sconfitta dal Palacampagna, incredibile, turbinia di emozioni, Bernalda ha superato la seconda in classifica Catania, 76-74, andiamo a vedere, però adesso ci sono dei problemi vicino al segno punti, ma dovrebbe essere omologato questo risultato.